particolare. Allora, ora, dobbiamo mettere una tutta la più 19 questo me lo questo aperta parente lentamente il giorno meno 10 100 questo qua non sarà 11 meno questo qua sarà capito? Ora devi bloccare, bello, non lo fai, non lo fai. Giusto, uno, tre, quattro, bello del tuo fatto. Bello del tuo fatto, resto devi bloccare. E devi bloccare questo. Avvinto. Vai, scendi, scendi. Ma poi ride lei che è donna. Oh, cioè, questa affermazione. Cambiamola qui. Ora devi fare Dobbiamo fare da 91 a 135.
Asciugami un po', perché non è 79 ma è 110. 110. 110 o 75? 110. 8, 9. Allora, devi dire 8, 9, 8. Esatto, 115 da 110. E dobbiamo portarlo fino a 135. Seguitemi un attimo che vi spiego, perché questo l'ho impostato molto più semplicemente, chiaramente dà anche delle informazioni in meno questo foglio, ma per lo scopo dell'esercitazione questo basterebbe. Vi spiego quindi come l'ho calcolato ripartendo dall'inizio. Allora, di fatto voi, quello che qui avete, allora prendiamo la numero singola innanzitutto, poi dopo questa è definita per durate che vanno da 10, poi abbiamo 30, poi abbiamo, correggetemi se sbaglio, 91, poi abbiamo 135 o 180, 182 forse, non so se c'è anche 135 in mezzo, no, 135, poi 182, poi 274, non è in scala, portate pazienza. Poi 3, 6, 5. Oh, allora, aspettate un po' che tiro su. Per le verticali. 11, 12. 12, 12. E qui abbiamo dei punti, chiaramente. Quindi questo è uno, poi ce l'abbiamo un altro qui. Un altro qui e un altro qui. Bene. Ah, poi c'è anche questo. Zero. Bene. Allora, prima cosa bisogna interpolare per questi punti. Allora, come si fa a interpolare? Innanzitutto, fino a qui ho preso questa area. Allora, per interpolare tra questi punti, ad esempio, per calcolarsi questo, è durata 11 giorni. Allora, che cosa si fa? Si fa più in Excel il valore precedente, quindi quello della durata di 10 giorni, meno la differenza tra questi due valori di portata, tra 10 e 30 giorni, diviso 30 meno 10 per 11 meno 10, cioè 1. E così facendo io riesco a interpolare in mezzo, quindi riesco a definire la curva con segmenti di retta. Bene, a questo punto, una volta che ho definito la portata per ogni giorno dell'anno disponibile, è immediato calcolarmi la portata media. La portata media si fa la media di quei valori lì. Bene.
Questo chiaramente lo possiamo, tenete presente che io qua ho fatto coincidere volume con portata, perché dopo alla fine, una volta che uno ha il volume, la portata media prelevata, moltiplicandola per 355, calcolo il volume. Quindi per me, io ho usato volume e portata media come sinonimo. Ripeto, volume, portata media come sinonimo. Bene. A questo punto la domanda è stata: come ha fatto a calcolare il volume medio prelevato lordo? Allora, a questo punto io so che questa impianta può prelevare soltanto una portata massima di progetto pari a 3,63. Allora ho tirato qui una riga a ordinata 3,63. Vedete che ho fatto questo, no? 3,63, 3,63, 3,63. Come ho fatto a tirare quella riga? Ho scritto una condizione se, e praticamente ho fatto questo: se la Q meno sigma è maggiore di QB, punto e virgola, QB, punto e virgola, Q meno sigma. Cioè in pratica cosa gli ho detto? Gli ho detto: guarda, se la portata disponibile è maggiore della portata di progetto, allora prendi la portata di progetto, se invece è minore prendi la Q meno sigma. Così facendo io sono stato in grado di calcolarmi le portate prelevate ogni giorno, facendo finta che il diagramma non ci sia. E allora, facendo la media di queste, ho calcolato il volume lordo prelevato. Adesso bisogna togliere il DMV. Allora ho pensato, dunque, come si può fare a togliere il DMV? Allora, innanzitutto ho preso una colonna DMV star che mi serve solamente nel caso in cui il DMV sia maggiore della portata minima. Cioè mi serve solo nel caso in cui, tirando la riga pari al DMV, supponiamo che il mio DMV sia questo, se io tiro questa riga, lo faccio molto sottile perché poi lo voglio cancellare, se tiro questa riga orizzontale, adesso io non sto andando orizzontale, portate pazienza, a un certo punto incrocio la curva di durata. Allora vuol dire che il volume di DMV che io sto rilasciando non è pari al valore del DMV moltiplicato per 365 giorni, è un po' minore. Allora ho creato questa colonna che mi serve solo in quel caso lì, DMV star. Bene. Adesso, creata quella colonna, io che cosa ho fatto? Ho detto bene, allora immaginiamo che il DMV, forse lo posso anche lasciare così, sì, lasciamo così. Allora che cosa devo fare? Questo volume lo devo togliere, no? Lo devo togliere sicuramente qua in basso, questa è acqua che non prelevo più. Poi però attenzione, arrivo a un certo punto che non lo devo più togliere. Adesso in questo disegno non si vede perché ho preso un volume, no, anzi si vede anche qui. Arrivo a un certo punto che non devo più togliere questo volume, perché vedete che la portata massima che io posso prelevare è questa riga stessa. Quando la portata disponibile mi supera la riga spessa, cioè la portata di prelievo, di una quantità che è uguale al DMV, io non devo più toglierlo. Quindi se il DMV è questo, se questo è il mio DMV, bene, io da questo punto in poi mi devo fermare. Ma non va più togliere. Il volume da togliere è solo questo. In realtà, e qui questo volume da togliere si chiude in questo modo. Si chiude, diciamo, aspettate un attimo, così si chiude, un po' più inclinato. Si chiude in questo modo. Perché da questo punto in poi io comincio ad avere una certa eccedenza rispetto alla portata di progetto che mi permette di perdere meno volume rilasciato per DMV. Allora il problema adesso è calcolarsi questo affare. Serve questo qui. Calcolarsi questo volume di base. E questo è quello che ho fatto in questa colonna qui, DMV doppio star,
con, che vedete che all'inizio di 0, un aspetto, con una doppia condizione. Allora andiamo a vedere un attimo qual è il risultato di quella colonna di MV doppio e vedere se coincide più o meno con quello che mi aspetto. Allora attenzione, qui MV è 0,15, allora vedete che finché la portata Q meno sigma è molto maggiore del volume lordo di prelievo, io non ho volume perso, è quello che mi aspetto. Quindi vengo giù, vengo giù, vengo giù. Attenzione, a un certo punto vedete che la Q meno sigma è 3,77. Mentre la portata di progetto di prelievo è 3,63, se faccio la differenza mi viene meno di 0,15, allora vuol dire che io non posso prelevare 3,63, devo tirare via questa quantità qui. Ecco, questo dunque devo tirare via quella quantità lì, o questa è un po' troppo grande, dire la verità, 0,14, fammi vedere 0,15. Dunque la Q meno sigma è 3,77, 3,63, quindi meno 0,15 dovrebbe fare, se fosse 3,78 ci staremmo dentro, quindi praticamente quello che devo rilasciare è 0,15 meno questo, non è 0,15, aspettate un secondo, è 0,15 meno questa differenza, cioè qua devo fare una correzione, che riguarda solo questo punto, perché da qua in poi è uguale al BMW. Quindi devo fare una correzione. Comunque, morale, vediamo come andiamo a scrivere questa colonna come l'ho scritta io, però c'è una correzione da fare. Allora, qui ci vogliono due condizioni. Allora, scriviamo la lavagna. Se, allora, prima di tutto, quando è che non devo togliere nulla? Quando è che non devo togliere nulla? Non tolgo nulla quando Q meno sigma meno QB meno DMV è maggiore di 0. Se Q meno sigma meno QB meno DMV è maggiore di 0, io non devo togliere nulla, perché significa che ho acqua a sufficienza per assicurare la QB e per assicurare il DMV. Allora a questo punto io qui posso mettere un punteria con la 0. Non devo togliere nulla. Beh, poi qua posso mettere un altro punteria, con adesso devo mettere il secondo risultato. Allora, dopo che cosa può succedere? Può succedere che se io arrivo a questo punto, chiaramente mi succede che Q sigma meno QMT meno QP meno DM è minore di 0. Però posso essere nel caso in cui Q meno sigma meno QP è maggiore di 0. Allora vuol dire che io non devo rilasciare, non devo togliere tutto il DMV, devo togliere un po' meno. Allora aspettate che qua ci metto un altro se Q meno sigma meno QP è maggiore di 0, punto e virgola. Allora questo significa, se Q meno sigma meno QP è maggiore di 0, significa che Q meno sigma meno QP è maggiore di 0 ma minore del DMV. Allora bisogna rilasciare qualcosa. Allora vado a capo, che cosa bisogna rilasciare a questo punto? Bisogna rilasciare, come risultato di quella cella io non posso più mettere 0, devo rilasciare qualcosa. Vediamo che cosa devo rilasciare, riporto qua il punto di virgola che sono andato a capo. Che cosa devo rilasciare? Devo rilasciare DMV meno Q meno sigma meno QP. Questo è quello che devo rilasciare, non tutto il DMV, ma Q meno sigma meno QP. Io lì ho sbagliato, perché invece ho scritto semplicemente Q meno sigma meno QP. Quello era stato il mio errore, adesso devo correggere quella foglia. E cambia poco il risultato, perché era solo un punto che era. Però questo devo fare. Bene. Basta una condizione che no, a proporre Q meno sigma meno QP maggiore del DMV. Allora aspetti un attimo che dopo la scriviamo, aspetti che finisco questa. Allora, praticamente invece qui io, se questa non è soddisfatta, devo rilasciare tutto il DMV. Benissimo. E qui dovremmo aver finito, perché questa è la mia condizione, se ne ho messo tutte e tre e ci siamo. Questa è come l'ho fatta io,
Ok, adesso vediamo un attimo che cosa lei mi sta proponendo. Allora, mi dica la condizione, allora, uguale se... Q meno sigma, sì, meno Qp è maggiore del DMQ. Meno Qp è maggiore del DMQ. Allora, 0. 0, sì, questo mi sta bene. Altrimenti, DMQ meno Q. Meno Q meno sigma meno Qp. Meno Qp, ho capito. Adesso facciamo una cosa, mi sembra che giri, così. Perché praticamente voi dite DMV meno. Poi attenzione, quando io metto DMV qui, bisogna sempre mettere una colonna di fianco, e non il DMV, ma la colonna di fianco che, perché a un certo punto quando arrivo qui non devo più togliere il DMV, devo togliere la colonna di fianco. Ok, però rimanendo a noi, qua invece. Fammi pensare, DMV meno Q meno sigma meno Qp. Sì, probabilmente, però come fa a essere? Perché dunque, questo potrebbe venire... No, fatelo provare. No? Ma intanto vado a correggere l'errore che ho fatto qui. Va bene, fino a quando non arrivo, secondo la seconda condizione ci vuole, quello che mi ha scritto lei va benissimo fin tanto che... La portata di progetto è ci vuole. Sì. Secondo me la seconda condizione ci vuole, si può scrivere ancora così, ma quando... Secondo me...
Comunque, il morale, il volume netto prelevato deve venire circa 1,28, se no a prendere un caffè. Intanto non avete compiuto che sono riuscito a fare. Anche perché ti viene quello che dire che non è questo lo sto prendendo una cosa che sono fatto più piccola di quella di cui stesso prendendo.